Se siete alla ricerca di un politore con la doppia funzione di aspirazione e di lavaggio che costi meno di 400 euro e che abbia una potenza superiore ai 7000 Pascal, allora questo Narval Freo X Plus è il robottino che stavate aspettando. Per farvi capire meglio la potenza di questo robottino, vi faccio un esempio: il Dreamy L20 Ultra ha una potenza di 7000 Pascal e costa più di 1000 euro, invece questo Narval Freo X Plus ha una potenza di 7800 Pascal, addirittura 800 Pascal più potente dell'ultimo Dreamy. E prima di partire con la recensione, vi ricordo come sempre di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale, qui sarete sempre aggiornati alle mie nuove pubblicazioni. Il video di oggi l'ho diviso in due parti. Nella prima parte andremo a fare l'unboxing andando ad analizzare tutta la sua scheda tecnica e nella seconda parte lo andremo a testare sul campo con una prova di pulizia e di lavaggio. Prima però vi svelo il prezzo, perché attualmente è in offerta a tempo e se lo acquisterete nel link che vi ho lasciato nel primo commento e in descrizione lo pagherete solamente 399 euro invece del prezzo pieno di 499 euro. Tra l'altro vi consiglio di fare anche un tour sul sito della Geekmall, perché oltre a questa sono attive tantissime altre offerte di tecnologia, e vi svelo anche che hanno il magazzino in Europa, per cui se acquisterete nel loro sito in meno di una settimana vi arriverà il prodotto senza avere rotture di scatole o tasse doganali da dover pagare. Partiamo con l'unboxing, andiamo a estrarre tutto il materiale presente nel box. Ce l'abbiamo fatta, ho disimballato il robottino e anche tutti gli accessori. Adesso andiamo a analizzare nel dettaglio questo bellissimo pulitore. Vi farò vedere sia la parte interna frontale che quella posteriore, fornendovi qualche dato tecnico, e dopo andremo a analizzare tutti gli accessori che sono presenti nella confezione. Nella parte centrale del robottino è inserita questa fantastica torretta LiDAR che serve per la mappatura, e sotto trovate anche il tasto accensione e spegnimento e il tasto Home. Il coperchio è magnetico e l'apertura è facile e immediata. Nel sottovano troviamo il contenitore dell'acqua che viene usato dal robottino per pulire il pavimento, a una capienza di 280 mm. Nella parte inferiore troviamo il secondo contenitore, leggermente più grande, che serve a raccogliere la polvere. Presente anche il filtro che potete estrarre per lavarlo separatamente. Mi raccomando però, prima di attivarlo ricordatevi di rimuovere questa protezione che serve a proteggere il bumper da urti durante il trasporto. Nella parte inferiore troviamo questa fantastica spazzola flottante, cerco di avvicinarmi con la telecamera, creata e progettata per non creare grovigli durante la rotazione. Nella parte laterale troviamo le due gomme dotate di sospensione, guardate di quanto va su e giù, circa 4-5 cm. Sotto troviamo questo bellissimo mop che potete anche estrarre per lavare in lavatrice, perché come vedete è attaccato direttamente con lo strap, e inoltre la parte inferiore può essere totalmente estratta perché è magnetica, guardate, così è molto più facile da estrarre e sostituire, e una volta che l'avrete cambiato vi basterà appoggiarlo direttamente sotto. Ma la cosa interessante di questo Narval è che non utilizza questo mop per la pulizia solo tramite strisciamento, ma addirittura fa delle pressioni dal basso verso l'alto per dare una pressione maggiore durante la pulizia del pavimento, e questo sicuramente aumenta l'efficacia del lavaggio. Concludendo con la parte inferiore troviamo la ruotina direzionale che serve ovviamente a far girare il robottino, e i due slot per le spazzole laterali, uno di colore arancione e l'altro di colore viola. E mi raccomando, quando montate state attenti a far combaciare i colori, l'arancione su quello arancione e quello viola dall'altra parte. Ed ecco fatto, montaggio completato. Per quanto riguarda il resto della dotazione, in questo Narval troverete addirittura un altro mop di ricambio, come vi dicevo prima, così potete cambiare e sostituire quello principale, così da non lasciare mai inattivo il robottino. Due mop usa e getta che possono essere utilizzati per un pavimento particolarmente sporco. La stazione mi piace tantissimo perché le dimensioni sono veramente molto ridotte, più o meno è lunga come la mia mano. Qua ci sono i due connettori per caricare il robottino, e vi informo con piacere che è dotata di spina
di tipo italiano, per cui non dovrete prendere o tedesche o altri adattatori. Concludendo il tour troviamo questi due sacchetti usa e getta dotati sempre di filtro, anche in questo caso li ho utilizzati una volta sola, o meglio fino a quando saranno riempiti completamente, il manuale di installazione che è anche compreso di lingua italiana e questo bellissimo accessorio, non so se si vede perché è abbastanza trasparente e sapete a cosa serve? È una figata assurda perché se lo attiverete da fuori casa e non sarete subito lì a rimuovere il mop finito il lavaggio, con questa protezione aggiuntiva non avrete nessuna paura che vi si rovini il parquet o qualsiasi superficie durante l'asciugatura. Sta già iniziando la mappatura e c'è un ospite indesiderato che non gli piace per niente, guardate come lo guarda. E adesso c'è il test delle scale, vediamo se cadrà giù. Oh mio Dio! No, si è fermato, incredibile! Per cui se avete anche delle scale, con questo robottino non avete nessuna paura che vi faccia tipo delle capriole e si spacchi in mille pezzi. Tra l'altro la mappatura va anche abbastanza veloce, guardate. Andrà a 2-3 km orari. Adesso ritenta il suicidio, vediamo se anche stavolta riesce a ricordarsi del vuoto. Oh mio Dio, che pelo! Gli piace il rischio. Ha completato la mappatura, guardate dal cellulare, adesso diamo conferma. Come vedete ci sono tre stanze, sala cucina, il ripostiglio e il bagno. Ci chiede anche di dare il nome alla mappa e ora tiro via il coperchio perché prima del lavaggio, ovviamente come vi dicevo durante l'introduzione, dobbiamo andare a riempire il contenitore. Operazione molto semplice, vi basterà aprire il tappino viola, aprite l'acqua, caldo o fredda è uguale. Ci siamo quasi, operazione che vi costa tipo 4-5 secondi. Chiudete bene il tappo, io vi consiglio anche di dare un'asciugata prima di inserirlo. Lo reinserite nello stesso vano, lo coprite con il coperchio magnetico e siamo pronti per il lavaggio. 3, 2, 1, via! Sembra tipo lo Space Shuttle che sta partendo da Cape Canaveral. Tra l'altro ha anche disseminato casa di sporco. Ha deciso di partire dal bagno e il bello è che lo potete controllare direttamente dall'app. Lo vedete qua in basso come si sta spostando. Per cui potete anche attivare la pulizia anche quando siete fuori casa tramite il wifi. Mi sembra che passi anche perfettamente vicino agli angoli. Guardate la precisione, è così potente che con l'aria che muove sta muovendo anche la carta igienica, incredibile. Tra l'altro noto subito che nonostante abbia messo la potenza di aspirazione 3/4, la rumorosità non è altissima, sentite, mi avvicino col microfono, per cui è perfetto per essere utilizzato anche nelle ore notturne perché fa veramente pochissimo rumore. Sta pulendo la zona vicino alle scale, vediamo se anche qui riesce a non cadere. Guardate da questa inquadratura come pulisce perfettamente sia con il mocio che con le spazzole rotanti. Ha riconosciuto il tappeto, guardate come va più delicato, per cui i sensori anche per quanto riguarda il riconoscimento dei tappeti funzionano perfettamente. Sta per arrivare alla zona dei grissini, guardiamo, vediamo se li ha tirati su, guardate, non c'è neanche più un pezzettino, incredibile, in un solo passaggio ha spazzinato tutto. Ma anche l'impostazione di sollevare i moci quando riconosce un tappeto in maniera tale da non bagnarlo o non rovinarlo se è un tappeto magari costoso come un tappeto persiano. Mancano solo gli ultimi due ostacoli, questa specie di peluche messo in mezzo alla stanza per vedere se lo riconosce e lo evita durante il passaggio, e gli ultimi ammasso di grissini triturati. Vediamo se riconosce l'ostacolo e si ferma in tempo. Oh mio Dio, c'è il contatto, vediamo. Guardate, l'ha riconosciuto nonostante non fosse presente nella mappatura iniziale. Ha riconosciuto che è un ostacolo, come può essere una scarpa o una ciabatta, e lui non ha neanche urtato di un millimetro e ci sta girando completamente attorno. Adesso vi lascio al time lapse e dopo riprendiamo con le telecamere quando torna alla dog station. Sta quasi ultimando il lavaggio e la figata assurda che potete anche attivare la modalità 3D. Guardate che figata! Praticamente la vostra casa verrà proiettata in 3 dimensioni e anche il robottino verrà visto in 3 dimensioni. Dopo 27 minuti ha completato la pulizia, adesso lo segue in tempo reale, vediamo il contatto. Ha rallentato perché ovviamente non vuole schiantarsi alla massima velocità, si è girato dalla parte giusta. Mentre si sta autopulendo, diamo un'occhiata al pavimento, cerco di stare proprio basso, guardate che spettacolo, non si vede un minimo granello di polvere, spero che si veda bene dalla telecamera. Adesso andiamo a vedere anche in bagno, che era palesemente la stanza più sporca, mi avvicino anche qui alle mattonelle, guardate anche le fughe, come le ha pulite perfettamente, andiamo a vedere anche negli anfratti tra il water e la doccia, e direi che anche qui ci siamo. Andiamo a vedere quanto sporco ha tirato su. Già dalla confezione la vedo bella unta. Guardate quanto!
è pieno di peli di gatto, polvere e anche tipo la sabbietta della lettiera. Adesso andiamo a svuotarlo nel cestino. Mamma mia, che schifo! Vediamo quanta roba. Oh mio Dio! Com'è, c'è qualche ecosistema all'interno. E nonostante non fosse così sporco, ha tirato su tutto questo materiale. Per quanto mi riguarda, come pulizia e lavaggio è veramente approvato al 100%. Se vi è piaciuta questa recensione, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, così sarete sempre aggiornati sui nuovi prodotti di tecnologia. Ringrazio Geekomall per avermi dato l'opportunità di recensire questo bellissimo prodotto e vi ricordo che se per caso siete interessati, vi ho lasciato il link diretto per poterlo acquistare nel primo commento e nella descrizione di questo video. Siamo arrivati alla fine, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!